Benvenuti o bentornati sul mio canale. Un po' di tempo fa mi è arrivata un'email da parte di Loredana ed ecco cosa mi scrive. Ciao Monica, mi chiamo Loredana e vivo in Piemonte, in un paese vicino a Biella. Ti disturbo perché ho visto il video che hai pubblicato su YouTube sul piccolo popolo. Comunque io ho delle foto scattate da me personalmente. E credimi, non sono fotomontaggi, ma esperienze che a me hanno riempito il cuore e l'anima. Ogni scatto è stato fatto perché sentivo di doverlo fare. Non ti so spiegare le motivazioni, perché prima mai avevo sentito la necessità di fotografare, nonostante le mie lunghe passeggiate nei boschi con Aaron, il mio cane, e nulla sapevo del piccolo popolo. Ho sempre creduto a gnomi, folletti e fate, e il bosco da sempre mi incanta, ma per me sono state sempre soltanto passeggiate per rilassarmi, per rigenerarmi a contatto con la natura. Ho una foto dove si vede un gnomo, foto con creature mai viste, per me molto care, per lo stupore e la gioia che ho provato, e anche perché questi piccoli esseri hanno deciso di mostrarsi, anche se solo in foto. Se pensi che ti possano interessare, contattami. Innanzitutto voglio ringraziare Loredana, che non mi ha affatto disturbato, anzi, mi fa sempre molto piacere quando mi scrivete. E mi scuso se a qualcuno risponde in ritardo. Comunque, quelli che vi mostrerò sono soltanto alcuni scatti di quelli inviati da Loredana. Guardiamoli insieme. In questa immagine sembra di scorgere una figura femminile con dei lunghi capelli e un copricapo molto particolare. Sembra quasi una tuba. Si vedono molto bene gli occhi e l'ovale del viso. In questa seconda immagine sembra ci sia la sagoma di un gnomo coricato sulla roccia. Si distingue abbastanza bene il cappello a punta e la barba. E poco più in basso, un'altra figura con un grande cappello sempre a punta. Ed in questa foto sembra esserci una figura con un lungo mantello. Pare inoltre che si sorregga o si aiuti con un bastone. E in questa ultima foto sembra esserci un essere umanoide, una piccola sagoma dello stesso color verde del fogliame circostante. E qui si conclude questo video, ma fammi sapere cosa ne pensi. Pare idilia, oppure davvero nei boschi e nella natura in generale si nascondono queste magiche creature? Fammelo sapere, ti aspetto nei commenti. Ti ricordo che se vuoi sostenere questo canale, puoi farlo condividendo i miei video, oppure iscrivendoti e lasciandomi un like. È gratuito, a te non costa niente. Ed io te ne sarei davvero molto grata e potrò continuare a creare nuovi contenuti per te. In ogni caso, spero di rivederti molto presto nel prossimo video.